صدح مو قيمس مسشن مايا معلم مركا لا ما اسكو صوتني يشن Bellissimo questo. Merca, porto della Somalia meridionale, un centinaio di chilometri a sud della capitale Mogadiscio. Potrebbe sembrare un paradiso, una città adagiata come una perla sulla costa dell'Oceano Indiano. Le armi che questi uomini indossano come una seconda pelle ci riportano immediatamente alla realtà. La guerra civile, iniziata nel 1991, dopo la caduta del regime autoritario di Siad Barre, ha precipitato il paese nel caos. La società somala, basata sul nomadismo, è sempre stata divisa in clan. E sono stati appunto i clan ad approfittare del crollo del governo centrale per spartirsi le spoglie del paese. L'operazione delle Nazioni Unite, Restore Hope, per riportare la pace, fu un clamoroso fallimento. Da allora e fino ai recenti accordi di pace siglati dal Parlamento provvisorio di Nairobi, la capitale del vicino Kenya, la Somalia è rimasta abbandonata a se stessa. Una delle conseguenze della guerra civile è stato l'abbandono delle campagne da parte dei contadini, terrorizzati dalle bande armate. Nel 1992 la carestia spinse migliaia di profughi a cercare rifugio anche a Merca. La città si riempì di bambini abbandonati e di orfani. Ed è a questo punto che è entrata in scena Mana Sultan Abdurrahman Alice, figlia dell'ultimo sultano di Merca. Mana aveva l'autorevolezza necessaria per tentare un intervento in una situazione tanto difficile. Il sultano, suo padre, qui è una figura leggendaria, sia per il numero di mogli che gli venne attribuito, alcuni dicono 400, sia soprattutto per la sua politica riformista. Liberò i Bantu, originari dell'Africa centrale, di lingua diversa rispetto alle popolazioni del Corno d'Africa, dalla loro condizione di schiavitù. Ma Mana aveva anche i mezzi per intervenire. Non appena rientrata da Roma, dove si era rifugiata all'inizio della guerra, cominciò ad accogliere gli orfani nella sua casa. Quando non ci fu più spazio, decise di dar vita al villaggio di Ayub. All'inizio sì, nel 92, perché tanti genitori, tanti bambini sfollati, tutti è morta tanta gente. In quel momento siamo riusciti a raccogliere 8.023 bambini orfani provenienti da diverse zone,
Alcuni siamo riusciti a trovare da dove venivano e l'abbiamo portato nei loro villaggi. Chi si è trovato parenti si dava ai parenti, così si dava un sussidio mensile. E chi non si trovava parenti, non si sapeva da dove veniva, abbiamo creato un villaggio come villaggio SOS chiamato Ayub, però non un orfantrofio, e con madre adottiva abbiamo dato questi ragazzi, che in quel momento erano 146, quelli che non si è trovato da dove venivano. Ciao! Ayub oggi è un villaggio di oltre 1600 persone, al tempo stesso autosufficiente e aperto al mondo circostante. All'inizio era solo uno spazio vuoto alle porte della città. Il miracolo è stato possibile grazie ad un'associazione trentina, Water for Life. L'associazione è stata creata da Don Elio Sommaville, originario della Valle di Fiemme, giunto in Somalia negli anni 70 per insegnare geologia all'Università di Mogadiscio e fare ricerche sulla Rift Valley. Dall'incontro con Mana scaturì la decisione di creare un luogo dove raccogliere gli orfani, dandoli in affidamento alle tante donne a cui la guerra aveva portato via i figli, i mariti, i fratelli. Non dunque un orfanotrofio, ma una realtà comunitaria, in grado di esaltare le migliori qualità dell'Africa, la solidarietà, l'aiuto reciproco, la volontà di vivere assieme, condividendo gioie e sconfitte, dolori e speranze. Un giorno siamo andati a un villaggio e lì abbiamo incontrato un bambino di 7 anni, 7 anni e mezzo, 8 anni, in mezzo a un bacino di acqua dove questo bambino pescava con le mani. E pescava il pesce, allora ci siamo fermati a vedere, e quando l'ha pescato lui ha cominciato a mangiare. E il pesce ha detto: ma ferma ragazzo, bisogna prima andare a cucinare questo. E lui dice: non so come fare. Ma con chi vivi? L'abbiamo chiesto, e lui dice: con mia mamma. E perché non lo porta alla mamma? E lui ci risponde: la mamma non è in grado di cucinare. Allora abbiamo pensato che questa mamma fosse malata, allora abbiamo detto: ci accompagni a vedere tua mamma? Allora siamo andati con lui, ci porta a casa, ci apre la porta, entriamo, e sul letto ci sono solo le ossa della mamma, e minimamente è morta 6-7 mesi prima. Abbiamo guardato, e questo ragazzo viveva. Allora ha detto: ma tu non ti sei accorto che... E non abbiamo detto che è morto, e lui diceva: ma io ogni tanto li parlo, lei non mi risponde, credo che è arrabbiata con me, ma non hai altri fratelli? Lui dice: c'era un mio fratello più grande di me, è andato via. Allora abbiamo capito che l'ha abbandonato. Abbiamo preso questo ragazzo, siamo andati in giro per il villaggio, e nel villaggio abbiamo trovato un po' di gente, però gente anche loro che stavano malissimo, e abbiamo detto: ma perché non avete seppellito questa madre di questo ragazzo? E hanno detto: perché non entrate nelle altre case? E entrando nelle altre case abbiamo visto che di cadaveri c'erano tanti. Adesso, se lo vedi, questo ragazzo è il più robusto di tutti, gioca a pallavolo e anche a calcio, un bravo ragazzo. Quest'anno ha finito l'ottava. Oggi Ayub assomiglia a una sorta di isola di utopia in un paese ancora lacerato. Al suo interno troviamo l'asilo e le scuole elementari e medie, i dormitori, la cucina, il pozzo, i campi da gioco, la moschea, un'officina e altre strutture di formazione.